Il visitatore che sbarca per la prima volta a Carloforte, passeggiando nel fitto intreccio di carruggi e scalinate tra le case dai caratteristici colori pastello, dove ancora risuona l'antico dialetto ligure, prova la sensazione di trovarsi improvvisamente in un ridente paese della Riviera di Ponente. Carloforte, infatti, venne fondata nel 1738 su concessione del re di Sardegna Carlo Emanuele III da un gruppo di pescatori liguri, originari di Pegli. Dopo avere ormeggiato al Molo Sanità, o in caso di forti venti di libeccio e scirocco, al più lontano Molo San Vittorio, ci si può avviare lentamente alla scoperta del piccolo borgo dagli innumerevoli angoli caratteristici. Passeggiando avrete modo di cogliere la regolarità della planimetria del nucleo urbano a pianta quadrata, progettato da un ingegnere militare piemontese. Prima di tutto potete dirigervi verso la parte alta della città. Qui si possono ammirare i resti della cinta muraria settecentesca, munita di bastioni e fortini, che servivano per proteggersi dalle incursioni dei pirati tunisini. Passeggiando per i vicoli e le piazzette del borgo antico, sono da notare le deliziose targhe con i nomi delle strade, realizzate in ceramica smaltata, e le botteghe del centro, con gli articoli più pregiati dell'artigianato locale. Rapidamente si può ritornare sul pittoresco lungomare, ampio ed alberato, e quindi spingersi fino al piazzale antistante il molo principale, adorno del monumento marmoreo di Carlo Emanuele III di Savoia, eretto alla fine del Settecento. Alle spalle della statua si trova la Piazza della Repubblica, caratteristica per quattro meravigliosi alberi di ficus. Avanzando oltre la piazza, si giunge alla chiesa di San Carlo Borromeo del XVIII secolo. Prima di riprendere il mare, non tralasciate di visitare le saline, a poche centinaia di metri dal centro del paese. Non sono in uso da anni, ma il luogo è reso quanto mai suggestivo dai riflessi luminosi che il sole produce nelle diverse ore del giorno sulla scacchiera delle Vasche.